Ciao ragazzi, oggi nuovo video e questo è il video degli acquisti che ho fatto da Kiko durante questi saldi. Ci sono andata due volte. Poi ho preso anche delle cose più parecchio tempo fa ormai. Non mi ricordo se prima di Capodanno o dopo, questo non lo so, quindi comunque di qualche tempo fa, da acqua e sapone. E poi mi sono arrivate delle cosine, volevo farvi vedere da un sito, ve le faccio vedere subito magari. Il sito è jedminerals.com, trovate il link qui sotto. E praticamente vendono prodotti per la skin care e il make up naturali, minerali. E niente, ve li faccio vedere perché sono quattro cosine, le ho già travasate nelle gelatine che arrivano nelle bustine. Mi hanno dato tutti i blush, però sinceramente io alcuni li userò come ombretti, già l'ho usato ieri uno come ombretto perché come blush non sono un tipo che, cioè non uso particolarmente come blush questi colori. Allora mi è stato mandato il numero 11, l'ho scritto su questa, sulla scatolina, che è questo pescato iperglitterato, e io avendo una pelle grassa non posso, spero si veda, non posso andare a mettere un colore così tanto glitterato sulle guance, quindi appunto pensavo di usarlo come ombretto, ed è molto scrivente, vedete? Spero si veda questo. Poi mi è arrivato il numero 12, che è ancora più glitterato se possibile dell'altro, ve lo faccio vedere anche questo. Questo è praticamente un color mandarino, ma con dei glitter dentro allucinanti. Praticamente è iper luminoso, da dei glitter argentati. Io non so questo come una persona potrebbe usarlo come, cosa si vede? Come blush, perché è veramente troppo. Quindi questo come ombretto, e probabilmente quegli ombretti che userò, un ombretto che userò come illuminante sotto l'arcata sopraccigliare o sulla palpebra mobile, perché l'effetto è bello, ma sulle guance è veramente troppo. Poi mi è arrivato il numero 13, che è il mio preferito, che è un color mauve, malva, molto bello. Questo l'ho usato ieri come ombretto. Aspetta, riesco a prenderlo. Sono morbidissimi, sono molto impalpabili come colori. E questo anche è, diciamo, satinato. Lo vedete, questo qui è bellissimo come ombretto. Ci ho fatto un trucco ieri e mi è piaciuto un sacco. E poi l'ultimo, che è quello l'unico che potrò usare come blush, che è appunto il 15, che ho messo nella confezione della Essence. Ed è, questo è opaco, per quello lo userò come blush, ed è un color tipo terracotta, sembra, non so spiegarvelo. Comunque sull'aranciato. Ed è questo qui, questi molto belli. Quindi questi blush, però, ripeto, su quattro ne userò uno come blush e gli altri come ombretti, perché sono veramente troppo, troppo, troppo glitterati o brillanti e non mi donano, ecco, non vanno ad aiutare il mio tipo di pelle, quindi... Ok, questi qui, vi lascio il sito lì qui sotto nell'info box. E niente, ok. Adesso vi faccio delle cose che ho preso da questo sapone, quindi tempo prima. Sono andata da questo sapone, io quando devo comprare qualcosa tipo fondotinta, mascara, non voglio andare da Essence o da Kiko, vado da questo sapone e vado a quella a Ponte Milvio, perché Corrado abita lì vicino, quindi quando sono da lui mi capita di passarci. E ho preso il fondotinta che avete già visto nel video dei preferiti del 2012. Però non era inserito, ma ve l'ho fatto vedere. Questo è della Rimmel, che è il Match Perfection SPF 18. E praticamente dice che è un fondotinta, se lo trovo, ecco, fondotinta perfezionante con tecnologia avanzata Smart Techn. Risultato naturale senza difetti sotto ogni luce. Formula con polvere di zaffiro che dona luminosità alla pelle e dura tutto il giorno. E questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, sinceramente, ma non tantissimo. Massimo 10 euro, ma mi pare, massimo. 20 sicuramente no, non mi ricordo. Comunque non eccessivamente, non l'avrei preso altrimenti. Molti di voi mi hanno detto che vi è piaciuto molto l'effetto che avevo nel video. Effettivamente questo non è un fondotinta iper coprente, quindi per chi vuole una coprenza molto alta non va bene. Io punto sempre fondotinta coprenti, ma questo devo dire che, anche se è molto leggero, perché è molto luminoso, dà molta luminosità al viso, ha bisogno, almeno su di me, ha bisogno della cipria per fissarlo, perché altrimenti è troppo lucido. Quindi con la cipria va benissimo, mi dura tutto il giorno. E dà quella coprenza, una coprenza media direi, né medio alta né bassa, media. Che quindi magari se non avete grandi problemi oppure non vi fate problemi va benissimo. Io solitamente, appunto, come dicevo, li uso ad alta coprenza, però questo devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Non mi ricordo cosa stavo dicendo perché scuro del telefono, comunque vi stavo parlando di questo, spero di avervi detto tutto in caso vi scrivo qualcosa vicino qui nel video. Poi sempre da questa sapone ho preso, era una pochettina che adesso non ho, trovo più, quindi non so che fine abbia fatto, comunque era una pochettina nera piccolina con un fiocco sopra. E dentro in offerta c'era il mascara e una matita nera della Maybelline. Il mascara probabilmente già l'avete visto all'opera in qualche video tutorial sicuramente, ed è il ciglia finte Volume Express di Maybelline, appunto. E non mi ricordo quanto l'ho pagata questa pochettina, forse 6-7 euro. Il mascara è questo qui, con lo scovolino leggermente incurvato all'interno.
E dovrebbe essere un mascara appunto volumizzante, credo, sì. Mi piace abbastanza. Mi trovo bene con il ciglia finte, mi pare, di Maybelline. Parecchio tempo fa l'avevo provato. E quindi non mi dispiace il mascara di Maybelline. Poi in offerta, insomma, era per provarlo. E c'è anche questa matita che è la Crayon Oriental, l'Expert Eyes, sempre di Maybelline, una matita nera. Questa non l'ho ancora utilizzata tanto, veramente. Vedete questa, non so se riesco a farvi leggere la scritta, ma non credo, perché riflette la luce. Comunque una matita nera è abbastanza scrivente anche. Il nero non è proprio un nero intensissimo, cioè è nera, però vira, sembra più un grigio scuro che un proprio un nero. Non so neanche se scrive all'interno dell'occhio, sinceramente, però vabbè, le matite nere fanno sempre comodo, quindi ok. E poi ho preso anche un'altra cosa da Acquestapone, ma sinceramente adesso non so che cosa perché non mi ricordo. In caso poi, se avrò mai un'illuminazione su quello che ho preso, ve lo farò vedere, ma sinceramente proprio adesso mi sfugge totalmente. Andiamo avanti, passiamo da Kiko. Da Kiko ci sono andata due volte, sono andata alla Kiko in Colla di Rienzo. La prima volta ho preso due matite e tre matite, scusatemi. Allora, le matite sono queste qua. Una, ho preso una matita, una Smart Eye Pencil 813, che è questo azzurro, perché cercavo una matita azzurra che scrivesse anche all'interno dell'occhio. Questa l'ho pagata poco, tipo neanche 2 euro. Già costano poco di loro, ma erano in offerta, mi sa 1,90 euro forse, non mi ricordo. È una matita azzurra, ve la faccio vedere di qui forse. Bellissima, senza brillantino, un azzurro pastello. Eccola qui. Molto scrivente, all'interno dell'occhio scrive. L'ho provato l'altro giorno e scrive benissimo. Quindi la cercavo perché avevo questa qui di Essence, la 17 tutto qua. Ma a parte che ha dei glitterini all'interno, io la volevo invece semplice. E questa poi all'interno dell'occhio non mi scrive. Questa è quella vicino. È un pelino più scura. Però questa qui di Kiko mi piace tanto perché scrive all'interno dell'occhio e l'ho presa proprio per quel motivo, perché volevo una bella matita azzurra che scrivesse all'interno dell'occhio. E poi ho preso due matite delle collezioni, c'erano in offerta quando sono andata la prima volta, c'erano queste matite, le palettine di ombretti e dei blush, le terre della collezione, penso quella natalizia, credo, però non mi serviva niente, quindi ho preso solamente le matite che erano un po' più particolari secondo me. Ed ho preso la matita occhi 05, che è questa grigia, che è quella doppia, da un lato ha la matita e dall'altro invece ha il pennellino da eyeliner per sfumarla, comodo. La grigia è bellissima. Veramente bellissima. È un grigio stupendo. Scrive all'interno dell'occhio. Io lo uso per fare il contorno perché ultimamente mi sono un po' fissata con il grigio. E quindi questa è perfetta. All'interno dell'occhio scrive, certo, il tratto non è proprio grigio che si capisce che è grigio. E non dura neanche tantissimo all'interno dell'occhio. Però io ci faccio la riga di eyeliner sia sopra che sotto e mi piace molto. Magari anche per il giorno quando non voglio usare il nero. E queste sono le Smokey Eye Pencil. E non mi ricordo quanto l'ho pagata, forse 3,90. E poi ho preso di un'altra collezione che non ricordo qual è, però ho preso la matita occhi 03 e questa è la Deep Gel Eye Pencil, che è una matita automatica ed è appunto di questo colore che sembra tipo un rosa antico. E praticamente qui sotto ha il temperino e invece se girate la parte più alta dovrebbe uscire la matita, eccola qui. Sembra una matita normale ma è automatica. Questa mi ha colpito molto perché è un colore abbastanza particolare. Ed è, non è ramata, cioè è un pelino ramata, ma è più sul rosa antico, a me sembra. E il trucco che ho fatto ieri, che vi dicevo con i blush Lola di, come si chiama il sito? Già me lo sono scordata. Jade Minerals. Ho messo prima questa matita sotto nell'angolo esterno e l'ho sfumata, e poi sopra ci ho messo il blush, quello lì che vi ho fatto vedere prima. E mi è piaciuto un sacco il trucco, è veramente una bellissima matita. All'interno dell'occhio non scrive molto e non mi piace molto l'effetto perché vira un pochino sul ramato, quindi all'interno dell'occhio dà un po'. L'occhio sembra più rossiccio, arrossato, quindi. Però come base per la matita mi è durata tutta la sera, non ho avuto problemi. E basta, mi sa, queste sono le cose che ho preso alla prima andata. Poi sono ripassata per caso, neanche stavo entrando, sinceramente, perché ho fatto, vabbè, ci saranno le stesse cose dell'altra volta e non mi serviva niente. Invece mi è caduto l'occhio e ho visto che c'erano dei rossetti e altre cosine. E quindi sono andata e ho preso un'altra matita, questa mi era sfuggita, questa è sempre come quella grigia, quindi doppia, questa è la Smokey Eye Pencil, la 02, è un verde stupendo. Allora, da una parte è il pennino sempre d'eyeliner per sfumare la matita, e dall'altra è questo verde, ma ragazzi, ma è talmente bello, cioè io mi sono innamorata, è un verdone, wow, quando l'ho swatchata mi era sfuggita la prima volta, ma meno male che me ne sono accorta, perché è veramente bellissima. Questa ancora la devo provare bene, quindi non so dirvi neanche se scrive all'interno dell'occhio, ma se è come la grigia dovrebbe scrivere, ma è veramente bellissima. Si sfuma molto facilmente. Io magari ci faccio la riga sopra di eyeliner. Ah, non l'ho usata, la sera che l'ho comprata, mi sa, ho fatto la riga sopra e poi ho sfumato la puntina con questo, il pennellino, ed è venuta veramente bene. Poi ho preso una matita per le labbra, questa è la 710
delle Smart Lip Pencil ed è un colore sempre abbastanza scuro, che è quello che ho messo come base oggi. È bellissimo, è un bordeaux bellissimo e pensavo di avercelo perché avevo già una matita scura. Questa era, mi sa, della vecchia numerazione, forse, perché mi sa che hanno rifatto le numerazioni. Io invece avevo la 200 avevo la 207 e pensavo fosse simile, invece sono abbastanza diverse, ma non è anche di troppo. Quella che ho preso adesso è leggermente più scura, ma insomma i colori sono molto simili. Io però mi ci trovo molto bene, li uso spesso come delle labbra di Kiko, quindi l'ho presa. E poi ho preso due rossetti. Allora, questi rossetti io so che li hanno tolti dal commercio, insomma Kiko li ha messi nuovi rossetti, quindi questi li hanno tolti. E sono i lipstick questi qui. Questi qua, insomma. Questi stavano a 1,90 euro. Non erano molte le colorazioni, però ho preso quelle due che mi hanno colpito un po' di più. E appunto dicevo, questi solamente sono i rimasugli che sono rimasti nel magazzino Kiko. E hanno pensato bene di metterli in offerta. 1,90 euro, un rossetto che comunque è abbastanza valido perché non l'ho provato molto, ma da quello che ho provato mi piacciono già un sacco. Fatto perché no? E ne ho sentito parlare anche bene, soprattutto del 92, che è il nude. Questo qui. Questo l'ho usato ieri sera. Il rossetto ve lo faccio vedere dove è un nude che vira sul rosato. Eccolo qua. Non hanno una durata ottimale, nel senso non durano tantissimo. Cioè, paragoniamo a quelli di MAC, non durano quanto quelli MAC, però costano 1,90 euro, insomma, quindi va più che bene. E è veramente bello questo. E non so chi l'aveva paragonato, forse al come si chiama quello di MAC? Non mi viene il nome. Vabbè, quello famoso di MAC Nude. Non mi viene il nome, mi pare. Il creme de nude, ecco. Però che io mi ricordi non è propriamente così. Il creme de nude forse ha più una base leggermente beige più che rosata, mi pare, però non me lo ricordo perché sono tipo 2 anni che non lo uso più, quindi non so. Però questo comunque è un bel nude. E poi ho preso l'88, che è questo che ho messo insieme alla matita di Kiko che vi ho fatto vedere prima, che ha un colore spettacolare. Allora, io uso sempre i rossetti senza nessun finish particolare, nel senso opachi. Lucidi o opachi, non metto quelli con i glitterini, i riflessi strani, però questo mi ha colpito tantissimo. Ed è questo rosso stupendo. Ed è quello che ho sulle labbra. È bellissimo, cioè io cerco di farvelo vedere, ma so già che non renderà. È questo rosso molto pieno e dà dei leggeri riflessi sul violaceo. È veramente bellissimo. Vedete, io spero si noti, ma se lo andate a vedere nel negozio si nota i riflessi che ha, è leggermente satinato come finish, ha dei brillantini e un pochino si assomiglia a questo qui di Avon che avevo preso, però questo è un po' più scuro, vedete, questo è beh, molto più scuro, però come finish è lo stesso, questo ha dei glitterini che vanno più sul dorato, questo più sull'argentato, non so se riesco a farvelo vedere vicino per vedere se c'è qualche differenza, e quello di Kiko è molto più scrivente, cioè il rosso è molto più pieno, vedete, quell'altro sembra più scuro dalla confezione, ma in realtà poi è più chiaro, è più sheer come effetto. Questo di Kiko mi piace un sacco, infatti già l'ho usato tipo 3 volte quando l'ho comprato, l'ho preso questa settimana, fate conto. E niente ragazzi, quindi questi erano i miei. Ah, ecco che ho preso, mi ero scordata, da questa voglia a pensare, avevo preso un eyeliner glitterato. Ah, quindi questo caso l'ho preso prima di Capodanno, sicuramente perché questo l'ho usato per Capodanno. Per Capodanno volevo fare un trucco glitterato come al solito. Cioè, per Capodanno io associo sempre i glitter, quindi mi serviva un eyeliner glitterato perché non ce l'avevo più. Ho quello di Laila dorato, l'ho finito. Quello di Essence non è molto glitterato. Sono andata e c'erano questo qui di Pupa, della collezione, l'ultima collezione. Questo è lo 04. Quello che faceva vedere Kiko. Sì, Kiko. Lo faceva vedere Clio in un video, mi sa che è o lo 03 o lo 05, comunque l'altra versione. Ed è bellissimo anche questo. Costa un po', non mi ricordo, ma comunque l'ho pagato sui 12 euro forse. Ed è un eyeliner trasparente di base con tutti i glitterini. Cerco di farvelo vedere, ma tutti i glitterini dorati e verdi, stupendo. Vediamo se si vede qualcosa. Non lo so. Io l'ho usato sopra un ombretto argentato, mi pare, se non ricordo male. E poi sopra questo l'ho messo proprio come ombretto. Non l'ho usato come eyeliner. Mi è piaciuto tantissimo, durato tutto il giorno, perfetto, tutta la sera, perfetto. E io poi questi li uso, non li uso solamente nelle occasioni, ma anche la sera se voglio uscire ne metto un po' nella rima inferiore e mi piace un sacco l'effetto sbrilluccicoso che danno. E niente, ok, adesso vi ho fatto vedere tutto, ecco, mi mancava qualcosa. E niente, spero che questi acquisti vi abbiano dato qualche idea. Passate a vedere se da Kiko ci sono ancora questi rossetti, perché probabilmente avevano finito le cose che c'erano la volta prima e hanno ritirato fuori cose vecchie, però insomma. 2,90 euro, insomma, va benissimo. Fatemi sapere voi che avete comprato da Kiko, se mi consigliate qualcosa così ci ripasso e vado a vedere se c'è qualcosa di buono, anche se gli ombretti ormai non ce
sono talmente tanti che comprarmi altre palettine non mi va. Sinceramente ero indecisa sul blush, sui blush quelli cremosi in queste scatoline tipo, adesso erano dentro le scatoline tipo queste degli ombretti. Fatemi sapere se li avete provati, sono quelli, ce n'era uno sul rossiccio e uno sul marroncino. Se sono buoni e ne vale la pena ci passo a prenderli, tanto devo andare martedì a quella di Rienzo, quindi capace che ci ripasso un attimino. Fatemi sapere, io vi mando un bacione e al prossimo video.